Giro di Lombardia, un gruppetto con alla testa l'iridato Saronni ed il vincitore 81 Coiper sta organizzando l'inseguimento ad un fuggitivo, Roberto Visentini. Vento dalla baia passa sulla nostra casa, la burrasca già scompiglia al mare, ma sto naufragando anch'io. Visentini cerca di far valere le sue doti di cronoman. Mai così vicino ad un grande successo in linea, il bresciano sta tuttavia per essere ripreso in prossimità dell'arrivo e certo in volata l'esponente della San Montana non avrebbe alcuna chance. Proprio in vista del traguardo, Visentini è ripreso. Il gruppo di testa è formato, oltre che ovviamente dal bresciano, da Saronni, Moser, Vandi, Baronchelli, dai belgi Criquet-Yonne e Van den Broek, dallo svizzero Gresi e dall'olandese Kuiper e dal francese Jules. La volata vede la facile affermazione di Saronni su Jules, Moser, Van den Broek, Vandi e Baronchelli per il Lombardo dopo il mondiale vero e proprio, il cosiddetto mondiale d'autunno.